un ministro non convenzionale e l'unica donna della storia italiana a capo della Farnesina. Riflessioni e ricordi come questi sulla figura di Susanna Agnelli sono emersi il 23 novembre durante una cerimonia di commemorazione all'Istituto Diplomatico del Ministero degli Esteri. Nel lontano gennaio 1995, nel governo presieduto da Lamberto Dini, io mi trovai per la prima volta di fronte e vicino a Susanna Agnelli che quando andai a presentare mi disse ma io ti conosco e poi dammi del tu non mi dare del lei. Ecco questo è il ricordo personale che devo dire mi emoziona ancora. Portatrice di un'idea originale di politica estera e di quel tratto umano essenziale per le relazioni internazionali, l'ex ministro degli esteri scomparso il 15 maggio scorso avviò il processo di riforma dei trattati dell'Unione Europea. La storia che si conclude col Trattato di Lisbona, nasce con l'agenda fissata Ministro degli Esteri Susanna Agnelli, Presidente del Consiglio Lamberto Dini. Proprio l'ex Presidente del Consiglio Dini, che le affidò il di Castero nel 1995, l'ha ricordata come coraggiosa, versatile, sagace e schietta nei giudizi generosa nella vita come nella politica. Membro della Croce Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale e presidente di Teleton, la signora Agnelli ebbe anche un ruolo importante in America Latina, aprendo rapporti di cooperazione con la Colombia e l'Argentina e nel contesto critico dei Balcani. La cerimonia è poi proseguita con i ricordi degli ambasciatori Boris Bianchieri e Giancarlo Aragona, di Marcello Sorgi, ex direttore della stampa, e del figlio Lupo Rattazzi. Tra i tanti amici e colleghi erano presenti anche il presidente della Fiat, Luca Cordelo di Montezemolo, e il segretario generale Giampiero Massolo, che ha introdotto la commemorazione.